Noi siamo in mano a delle cose che non pensiamo neanche che esistano: Fondo Monetario, Banca Mondiale, gente che deciderà 10.000 chilometri che cazzo dovrà di acqua dovremo bere noi nel prossimo decennio. Non sapremo mai chi sono, perché noi pensiamo che siano questi, ma i poteri si stanno svegliando. Siamo al grande passaggio, ci siamo. Alla fine del secondo millennio, entrando nel terzo, si svegliano. Come nel 1999 tutti erano pronti a morire perché finiva il mondo, si stanno risvegliando per la seconda volta. Chissà se ci andrà meglio, chissà. Si stanno risvegliando i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Si sta svegliando il grande drago, il drago, i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Voi non li riconoscete neanche, sai chi sono? Dimmi la verità, no. Non li abbiamo neanche mai visti. Eppure guardateli bene. Sono quattro banchieri. Una volta c'erano i gangster, oggi ci sono i bankster. Il primo sulla destra, guardiamo le facce, torniamo agli istinti. Guardate la faccia, Greenspan, presidente della Federal Reserve americana. Greenspan, guardatelo. È un uomo quello lì, o un cane da slitta. È un cane quello lì. Solo che la differenza tra un cane e un banchiere è che se al cane tiri qualcosa te la riporta indietro. Il banchiere col cazzo che ti riporta indietro qualcosa. Vai avanti. Secondo, la grande banca del nostro paradiso, Dietmeyer, della Bundesbank. Tuono. Bunde! Perché ridi? Che banca c'hai tu, scusa? Che banca c'ha? Banco? Ambrosiano. E ci fanno i cori i bambini. Cioè lei c'ha il banco ambrosiano e va in giro per l'Europa col banco ambrosiano. Ma che cazzo di? Quello lì è la Bundesbank. E lui banco ambrosiano. Magari c'è anche il conto con lo zecchino d'oro. Banco ambrosiano. Questo qua è Dietmeyer. Dietmeyer ha già nominato e ha già a stipendio con i nostri soldi Duisberger, direttore della Banca Centrale Europea Francoforte, quella che deciderà se casa tua potrà valere qualcosa, se tuo figlio potrà fare l'università o se tu ti potrai far crescere i capelli. Lo dirà uno nominato da questo Wüster andato a male, Dietmeyer. Terzo banchiere, Matsushita. L'hanno quasi arrestato, è coinvolto in qualche casino, presidente della banca giapponese, prima banca del mondo. Guardate che faccia. E guardate in fondo, vai. Lì, dal culo del drago, esce questa emorroide disumana, che è il nostro governatore della Banca d'Italia, Fazio, il grande Fazio. Beh, questi quattro li lega una cosa straordinaria, secondo me. Sono quattro banchieri di quattro banche che stampano moneta e la prestano. Stampano soldi e prestano. Stampano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire. Sono orgoglioso di poter essere utile a qualcuno, se no abbiamo solo due possibilità. O ci mettiamo su una poltrona a guardare la televisione e a ricevere tonnellate di merda tutto il giorno, oppure possiamo spostarci dalla poltrona, prendere un po' di questa merda e ritirargliela indietro. Perché se no ti arriva cara. Tu mi hai detto del signoraggio, sai quante cose ci potremmo parlare qui? Il signoraggio, le banche, sei tu che mi scrivi? No, signoraggio, io ho fatto uno spettacolo sul signoraggio. Ho fatto uno spettacolo con Auriti. Auriti è quello che ogni settimana andava a querelare la Banca d'Italia. Lui parla del signoraggio. Perché c'è un vuoto di giurisprudenza. Parla del denaro. Il signoraggio è il denaro, l'emissione di denaro. Una banca, te lo dico per te, perché stavi soffrendo. Una volta la banca stampava dei soldi, ma aveva una riserva di oro. E in base all'oro stampava dei soldi. È successo questo. Perché abbiamo l'economia in dollari? Perché dopo la guerra gli americani, attraverso la Federal Bank, la loro banca, hanno stampato, senza avere la copertura in oro, 90 miliardi di dollari dell'epoca e hanno impestato di fogli di carta senza copertura. Poi nel 71 Nixon è uscito e ha detto: signori, non c'è copertura di oro, perché l'oro è questo qui, ce l'avete, o siete indebitati di carta o siete indebitati o ci credete che questo è l'oro. Tutti avevano dollari, hanno accettato che un pezzo di carta diventasse, e non è un pezzo di carta.
Allora, questo professor Auriti cosa diceva? Andava dalla banca, adesso la banca centrale, dice: ogni volta che la banca centrale emette, stampa dei soldi, non avendo una copertura, stampa della carta. E dice un principio di giurisprudenza straordinario. Chi è? Di chi è? Di chi sono i soldi? Se è un pezzo di carta che non ha nessuna copertura in oro, c'è scritto 500 euro, ma di valore intrinseco non ne ha. Il prezzo della stampa è il prezzo della carta. Chi dà un valore di 500 euro? Siamo io e te che accettiamo i 500 euro. La gente, le persone che lo prendono, determinano il valore dei soldi. Mi segui? Ecco. Allora, se i soldi sono i nostri, perché la banca ce li presta? Nessun monetarista ti dà una risposta, perché non c'è risposta, c'è un vuoto di giurisprudenza. È l'incantesimo del monetarismo. Oggi le banche, una volta era la banca centrale che dava moneta, oggi stampa moneta con una banca normalissima, quando ti dà una carta di credito, un libretto degli assegni. Le banche dentro, non c'è più niente nelle banche. Noi viviamo in sospensione tra un incantesimo e un compromesso valutario. Quello che voleva dire sul signoraggio. Ma cambio. C'è un sacco di cose che stanno modificando. Ci modificano la Costituzione, amore mio. Sotto gli occhi ce l'hanno già fatta. Articolo 70. La Costituzione, la nostra e quella degli Stati Uniti del 1789, si basava su un concetto. Che gli articoli dovevano essere semplici, capibili da un bambino, senza riferimenti, semplici, perché la semplicità ti dava modo di poterti innamorare del tuo paese. Questa era la base su cui facevano le costituzioni una volta. L'articolo 70, ve lo faccio. Perché questi sono quelli che modificano la Costituzione. Questa è la NIA di AN. È quello che sta facendo un decreto legge, perché sai cosa è successo? Che legge si sono fatti in Calabria, in Puglia, Fitto in Puglia, ha fatto una legge dicendo che la macchina blu con l'autista, il presidente della regione, anche se non viene più rieletto, gli è dovuta per i 5 anni dopo, anche se non è rieletto, per gli alti incarichi svolti. Il sindaco di Messina si chiama... Messina di Messina è sospeso da 3 anni perché è partito in luna di miele con la moglie con la macchina del comune, l'autista. Ha fatto una stronzata, non ha dato le dimissioni perché è peculato d'uso, è in sospensione da 3 anni. Il sindaco di Messina lo fa uno di Pordenone che viene giù 2 volte alla settimana. Hanno già speso 80 miliardi delle vecchie lire perché si palleggia una sentenza dalla Corte Costituzionale alla Cassazione, per Cassazione Costituzionale. Se gli avessero regalato la macchina risparmiavano. Bene, Nania ha fatto un decreto legge per togliere il peculato d'uso. Vuol dire che una legge, un decreto legge, togli il peculato d'uso, non lo togli solo in Puglia, in Sicilia, lo togli in tutta la nazione. Capito che gente è? E questo Nania è quello che sta smontando la Costituzione. Si chiama la via di AN. E che cazzo mi guardi così? Bene, ti faccio vedere cosa. Ti faccio vedere l'articolo 70. L'articolo 70 dov'è? Eccolo qua. Non so se voi potete vedere una cosa meravigliosa. A sinistra c'è l'articolo 70 di com'era. Ora vado dalla telecamera. L'articolo 70 era una riga e mezza e diceva la funzione legislativa, cioè per fare le leggi, è esercitata collettivamente dalle due camere, punto. Semplice. La nuova riforma dice la Camera dei Deputati, innanzitutto sono 85 righe, invece che 2, 85. La Camera dei Deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui l'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. La funzione legislativa dello Stato esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui dell'articolo 117, secondo comma, lettera M e P,
e 119, l'esercizio delle funzioni di cui l'articolo 120, secondo comma, il sistema delle elezioni della Camera dei Deputati per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge della Repubblica, di cui gli articoli 117, comma 5 e 9, 118, comma 2 e 5, 122, comma 5, 125, 133, secondo comma e 133, secondo comma. Lo capite? Questa è la legge sulla trasparenza, si chiama. A proposito, mi è stato chiesto se ho visto il messaggio di fine anno di Natalino Balasso. Sì, l'ho visto e non mi è piaciuto per niente. Illustrare adesso tutti i motivi per i quali non mi è piaciuto sarebbe abbastanza lungo. Mi è piaciuto invece tantissimo il messaggio di fine anno dell'amico Salvo Mandarà. Un vero messaggio agli italiani. Salvo coraggioso, autentico, un messaggio sentito. Grande Salvo, Salvo un esempio per tutti noi, quindi vi invito veramente ad andare a vedere questo video di Salvo, ne vale veramente la pena. Quindi grandissimo Salvo, un esempio per tutti e se mi posso permettere è che Dio gli renda merito. Grazie Salvo.